industrie, solo le piccole industrie richiedono degli abilitati. Per me è stato un po' differente in quanto mi sono trovato in un periodo economico del tutto differente dall'attuale, dove sul mercato vi era una richiesta molto alta di diplomati, specialmente dall'industria, dalla grossa industria che cominciava a sorgere a Taranto. Io mi diplomai nella sessione estiva con una media alta, insomma, un'azienda statale, Vitalsider, mi inviò direttamente a casa un formulario da riempire, in cui misi i miei dati anagrafici, titolo di studio e il resto. Così si ripresenta ancora una volta il problema italiano più grave ed assillante, ossia il problema degli studi. La crescita delle industrie rende sempre più urgente l'apertura di nuove università locali, la diffusione capillare dell'insegnamento dai gradi più bassi ai più alti. Il Salento è ventoso, le coste sono traforate di grotte che contengono stratificato una specie di ossario della fauna preistorica. Ma lei ha già trovato la terra così o ha fatto lei i muretti, le cose? No, l'abbiamo fatto noi insieme a mio padre. Quanto tempo ci è voluto a liberare il campo dai sassi? Beh, molto tempo. Io ho 4 aree di terra, qui sotto. Ma fa anche il pescatore, fa qualche altro lavoro? No, una volta facevo il pescatore, adesso non più. Questa Vado a terra. lavorare a giornata. E da questa terra che cosa ricava? Qualche poco di pomodori, un po' di patate, qualche poco di fichi, chiapperini, fico d'India. Solo le fico d'India non brucia. Pensavo che questi muretti fossero per il vento. No, no, sono per il mare questi qui. Arriva fino qui, no? Sicuro. Arriva fino sopra. Brucia tutto, brucia, no? Brucia alberi, brucia anche le piante, brucia tutto. Il barocco di Lecce, basato sulla pietra tenera, sembra ancora una volta collegarsi alla Magna Grecia, con la sua civiltà non del marmo, ma dell'argilla. Chiese dalle fronti incrostate di aquile, draghi, scimmie, santi, turchi, colonne tortili, balaustre e trafori, riccioli, fiori, frutta, nastri. Lecce è agli antipodi di Bari. Signorile, di impianto aristocratico, legata ai ricordi delle baronie terriere, con piazzette e stradine simili a piccoli teatri. È una città incantevole. La si è chiamata la Firenze del Sud. Ed esala infatti la Roma, sempre più fievole, del vecchio umanesimo meridionale. La casa che vediamo la rappresenta bene. Difficilmente a Bari trovereste un interno di casa somigliante a questo, piuttosto in Spagna. Queste sono delle fotografie della famiglia di vostra madre. Questa, guarda, questa è tua madre quando era giovane, fresca e bella. Adesso anni passano per tutti. E infatti se prendi le mie fotografie di un tempo non sono più come sono quelle di oggi. Quest'altra fotografia invece è di quando io facevo il fachiro all'età di 14-15 anni. Vengo trafitto dagli spilloni e non usciva sangue. Ma insomma sono cose da ragazzi, non sono più cose serie. Questo invece è del periodo universitario. Quando, cioè, durante l'università a Roma giravo i film Gente dell'aria, Enrico IV. Poi, terminati gli studi, sono tornato a Lecce e ho iniziato la mia professione di avvocato perché purtroppo è per tradizione della nostra famiglia che siamo tutti avvocati. Papà, hai visto questa fotografia? E questo eri tu quando eri bambina, avevi 4 anni. Ti avevo messo La mamma ti aveva stata vestita. Film di Sciusciati, mamma ti aveva sì, vestita da Sciusciati. Da Sciusciati, vestita E contadini. questa fotografia è fatta in campagna, alla casina, dove io conobbi tua madre. Questa invece è una macchina del 1913 che apparteneva anche ad un vostro zio, anzi ad un vostro prozio, recentemente morto. Questo è zio Corrado, il noto nostro giornalista della famiglia Indracco, che mena vita brillante a Roma. E questa è Lecce del Settecento, che come vedete aveva qui i portici anticamente e che sono rimasti sino a circa 20 anni fa, fino a poco dopo la caduta del fascismo. Poi dopo Lecce è stata rinnovata da un punto di vista dell'edilizia. Adesso la piazza è stata ampliata ed ha tutto un modello diverso, quindi è stata anche In che spostata epoca l'hanno spostata? nel 1935, nel 1936. Trovo
Brulle, Blanchet, Beaucoup, Durie, ad Albero, Albero Bello non è l'unico, ma il più celebre concentramento dei cosiddetti trulli. Tutti i bambini di Albero Bello imparano a ripetere ai turisti questa filastrocca che più o meno ne spiega la storia. L'idea di questi trulli furono degli arabi perché prima si dedicarono a fare delle capanne di paglia a forma di cono, poi vedendo che di paglia crollavano e le hanno fatte in pietra e dagli arabi venne la costruzione al trullo. Trulle, parola il più antico trullo esistente ha solo 4 secoli, ma il modello è remoto e viene dall'Oriente. Ogni trullo ha una sola stanza, ma si può unirne molti comunicanti. Un castelletto contadino dalle molte cupole. Albero Bello fu chiamato d'enorme quercia, che era molto bello, e da quell'albero fu chiamato questo paese Alberus Belli, albero della guerra. Adesso l'hanno tagliato perché la notte dietro a cavo si nascondevano dei briganti e quando passavano delle persone li ammazzavano. Qui prima comandava un conte di Conversano di nome Gian Girolamo IV, che non voleva per costruire case moderne, ma trullo, chiunque non li costruiva, pagava le tasse. Qui siamo 1070 trulli con 12.000 abitanti, con una frazione chiamata Correggia. Siamo 416 metri sul livello del mare. Questi trulli li hanno fatti a cupola per due scopi, perché prima scarseggiavano di acqua, loro i trulli ci avevano delle cisterne e dell'acqua piovana, e così l'acqua scivolante da queste tegole chiamate chiancarelle si raccoglie in quel cisterne, e poi i trulli sono caldi d'inverno e freschi d'estate, perché lo spessore del muro è molto grosso. È finita la camera da pranzo. Questo è un salotto dove vengono le persone, comunque si siedono. Questa è la camera da letto di mio fratello. Mio fratello grande e l'altro più piccolo. Questa è la cucina dove siamo fatti il focolare prima. Adesso lo facciamo dentro l'altra casa. Questo è il letto mio e dell'altra sorella grande. E questo è il letto dell'altra sorella. Una casa. Questo è il letto di mio fratello. Mio padre e mia madre. Che lavoro fa? Contadina. Contadina presso gli altri? Sì, sì, presso gli altri. Viene uno e dice: volete venire la giornata a me? Chissà, uno, tre, quattro giorni, quelli che hanno di bisogno. E quanti giorni lavori in un anno? Beh, secondi, tutti i giorni, solo la domenica. Ma qualche giorno che non, che piova. Che tipo di lavoro fa lei in campagna? A zappare, a raccogliere gli ulivi, a legare i cippi, tutti i mestieri di campagna. Vada a zappare. Ma non deve badare alla casa lei? Pure. Sì. C'è tante bocche che mangiano qui. Sì. Alla mattina che cosa prepara da mangiare? Il pane si portano per la mattina e se lo mangiano giorni, la sera cucinano. E che cosa fa di buono la sera? La pasta, le farfalle, tutto, cicorio, catalogne, tutto. Che significato hanno quelle forbici che stanno appese lì sulla porta? E i forbici sono. Quello là servono per crepare la fortuna, per l'invidia. Contro l'invidia. Tutto iniettato, l'animale. L'ho tagliato le capelle, no? Tutto l'ambattudava, no? La gura, la gura. E la gura chi è? La gura chi è? Non si sa, non si vede niente. Dinne che è la gura, non è che la vediamo, non ci è. ma la gura è un diavoletto, è un gnomo, è un... Che non si vede! Ma la gura è... o gura, come molti chiamano, dovrebbe essere una specie di gatto nero che si posa nel sonno sul collo, diciamo, dell'individuo che dorme, secondo le credenze popolari. Per conto mio, la
studi fatti, questo avviene da un disequilibrio radionico che avviene